dobbiamo andare lì. Ah sì, sì, ok, grande. Ora, ora sì. Infatti quando tu dovrebbe salire. Ecco, quindi dobbiamo salire tutti. Oh. Cioè deve essere una via. Aspetta, no. Non è questa la via. Chi è? Bambini da fuori. Bambini da fuori. Dobbiamo salire da qualche. Con la zattera forse. Con la zattera. Ora dovrei poter salire. Ora dovrebbe. Ah, qui? No. Con la zattera, scusa. Arriviamo qui con la zattera e saliamo con la zattera. Di là, quella parte. Là. La devi spostare. Ah, eccola. Eccola. Dobbiamo usare la zattera per salire su. No, non lì. Non andiamo. La prendi a calci e la metti qua sotto. Ah, giusto, basta la calci. Hai dimenticato di questa peculiarità. Ecco, ora basta salire giù. Sì, ha guardato lì. Sì, hai visto? Vai. Aspetta che si sposta. Ok. Venire, questa non era facile. Questa non era facile. No, le piume, gli uccelli. Grazie, uccelli. Grazie, uccelli. Vabbè, qua basta saltare qua di fronte. Ah no, c'è dopo. Ma lì si proverà a andare qua. Ah, si può. Poi si può andare anche qua. E poi? Si va a destra. Poi si... Vabbè, dovevi saltare su quella piattaforma, ma ci arrivavi anche da sotto. No, io non posso andare rampino. No, ma anche senza salire là sopra ci arrivavi. Il rampino, il rampino. Ma ora spari dai nuovo la zattera. Dove è la zattera? Dove è anche fino. Oh, siamo fregato la zattera. Zattera. Se ne sta andando per conto suo. Fermati. Vabbè, non c'è bisogno manco di prenderla a calcio, basta aspettare che si sposti. Facciamo questo breve viaggio con la zattera. Divertente questa cosa. Ah no, adesso si ferma. Il calcetto glielo devi dare, adesso fermato. Per fermare. Oh! Bel cazzo. Ma troppo forte. Prendila! Se no scappa, ok. No. Sì. Ora già da qua puoi saltare lì. Non c'è bisogno di salire. No. Sì, guarda, c'è lì. E perché? Perché ne Va bene. No. Prova da qui dalla zattera direttamente. No. Vabbè, rifacciamo. No, da qua non salivo, abbiamo provato. Deve allora, salire qua. Allora da qua. Da qua, da qui. Qua, da qua. Non so perché sono salito ancora. Vabbè, da qua ci arrivo. Da qua ci arrivo. Vai. Ok. E adesso? Ah, taglia la corda. Dov'è la corda? La corda che abbiamo legato a sto coso sale. No, non c'è la corda. Eccola, è legata. Ah no. Allora. Dobbiamo far muovere questa cosa verso sopra. Dobbiamo farla salire. Siccome l'avevamo legata. C'era quell'altra specie di argento a cui l'avevamo legata, ti ricordi? Sì, infatti l'avevamo legata lì. Lì l'avevamo legata. Mai slegata. No. Devo trovare il sistema per farla salire su. Con un sistema di contrappesi. Deve salire, certo. Ecco, tira quel coso lì. Tira un po'. Prima era salito questo sistema. Si è mossa, però. Sì. Si è mossa? Sennò devo tornare lì. No, devi tornare a legarlo e fare. Mentre questa sale ci devi salire sopra. È impossibile che ce la faccia in così poco tempo a tornare lì. Che ne so. Qua c'è per la zattera di nuovo. Come fa? Casino sto vedendo. Ragazzi, qua l'hanno complicato, non è facile come. La zattera si è formata. Allora devo rifare tutto da capo. Sì. Cioè mentre quello rimane attaccato con la corda tu ci sali e poi si leghi la corda. Allora, prima cosa da fare è andare lì. Cos'è da me? Quindi basta. Questo l'abbiamo capito. Prima cosa da fare è andare lì. No, però non così che ti devi avvicinare di più a questo. A quel coso pieno. Stiamo andando, vai, bisogna girare. Adesso adesso ci tira. Tira? Perché non tira? Prima tirava. No, no, tira, non tira. No, no. Vabbè, no. Tanto, vabbè. No, si stacca pure. Si è staccata. Ok. Ora dobbiamo legare di nuovo quell'aggeggio lì. Quello. Quello in alto? Sì, perché così quella scende. La piattaforma scende. Ora questo la tira e sale. Aspetta, sale.
Devo fare su qui, se no si stacca di un po'. Devi salire ancora sopra, vai, 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 vai. Sali, sali. Ecco cosa serviva questo. Vai, si poteva salire. Adesso si stacca. Adesso vai. Ok. Prendo qui, ora se la staccato. Prendi il suo risolto. Questo non era. Questo non era, ci voleva velocità perché non arrivava. Faccio un altro di quelli di qualche strada. Ok, risolto, tomba completa. Zampa del giaguaro, trofeo. Aumenta la possibilità di abbattere i nemici con gli attacchi punti. Quelli col triangolo. Ok, ora possiamo uscire dalla. Oh, tomba completa. Come si esce dalla tomba? Mi pare che c'è il rapido qua. No. C'è un po' d'oro, raccogliamo questo primo. Dov'è? L'hai preso adesso. Per esempio. Hai capito, era molto. Era una roba di velocità qua. Sì. Vedi che è scesa? Si esce. Come si esce? Da dove, sì, siamo, da dove siamo entrati? Penso, vedi un po' la mappa che come ci troviamo. Vedi, potremmo scrivere veramente le soluzioni, magari non del gameplay che viene, delle tombe. Potremmo scrivere delle. Questa veramente. Non so se c'è un'altra uscita, di solito c'è un'altra uscita, non è la stessa dove siamo entrati. Non vorrei che ci perdiamo, vedi? L'obiettivo era da un'altra parte. Muovi il cadavere. Oddio, sta morendo. Presto, esci fuori. Sta finendo l'ossigeno. Okay. No, siamo tornati dove eravamo prima. Non è qui. Ah, da lì. Forse da qui. Sembra che non ci sia niente, sembra un portato, ma non si vede niente. Ah, ok. Perfetto. Stiamo uscendo dalla bomba, piccola parentesi bomba. È stato divertente però. È stato divertente. Ah, si è rimessa il coso in testa da sola. Perfetto. Che fa? Ah, adesso si riconserva le armi, vedi? Le armi le nasconde di nuovo là dentro. Adesso siamo di nuovo disarmati, abbiamo solo l'arma. Ha nascosto le armi, ecco. Poi da dove siamo entrati? Noi dobbiamo andare di là. No, dall'altra parte. Poi dove sono venuti adesso? Ecco di qua. Poi da dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? No, di qua giusto. E da dove siamo arrivati qua? Dobbiamo uscire, stiamo uscendo dalla tomba. Siamo venuti di là. Non era difficile questa cosa. No, però ci voleva il tempismo, perché se lo facevi lentamente non ce la facevi mai. Non era facilissimo. No, non era facile così. Qua c'è qualcosa di nuovo. Sì, devi andare sul tappo. Oppure qua sopra. Forse qui sopra. Sì, qui sopra. C'era notte di prima. No, no, qui, da quella parte. Da lì. Da lì, siamo arrivati da lì. Sono come faccio di bella. Non so. Qua non salta, non ce la fa. E allora soltanto dobbiamo passare. Ma non ce la fa. Sembra fatto. Sì, ce la faccio. Sembrava impossibile. E invece c'è. Ora dobbiamo andare di. Da lì. Vediamo se arriva lì. Vediamo se arriva lì. Erba che prima non avevamo presa, ora dobbiamo andare di qua, sopra di qua la metà, dobbiamo andare a destra, siamo arrivati al uscire, mamma mia com'era difficile stato, era più difficile uscire che il rebus. Vabbè, ancora non siamo fuori, hai visto? Non siamo ancora fuori, sotto c'è acqua, mi sa. C'è acqua sotto. No, beh, si può scendere, non si fa niente. C'è acqua. Ma bisogna andare giù. Ma se è pieno. Anche le murene. Ciao murene. Fare il passaggio stretto. Incredibile. Sì. Sì.
Che hai Penny? Che è? Il tuo bene? Ha un bel gatto che è. Un gatto che è. Non siamo animali. Tranquilla Penny. Un po' d'aria. Aria, grazie. Grazie, prego. Proseguiamo. L'unica tomba al mondo che è più difficile entrare che risolvere. Che risolvere rebus. Stiamo per uscire. Vabbè. Tra un'oretta siamo fuori. Intanto, come sempre, vi ricordiamo ancora di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, la campanellina. Ogni tanto ve lo devo riguardare, se no voi non lo fate. E rimanete aggiornati. Mi raccomando, iscrivetevi. Iscrivetevi al mio canale Instagram. Questo era il simbolo della tomba del serpente. Sì. Iscrivetevi sul canale YouTube anche di Dave, seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione. Posso buttarmi? Penso di sì. C'è una cascata, non lo so, no, forse no. Doveva finire tutto questo, sì. No, meglio di no. Parliamo da qua. Non dovevamo andare di matta. Qui di fronte a te sembra che ci sia. No, no, lì. Sembra una piccola. No, qua, qua sopra mi sembra. No, qua? No, no, qui. Ecco, era di me. E siamo usciti. No, sì. Siamo usciti. Ma è di là devo andare, vedi? Ah, di là devo andare. Allora. Non ricordavo che eravamo sulla strada, poi ci siamo distratti con la. Sì. Cioè distratti, dovevamo farla. Oh! Siamo arrivati. No, non è qui. Dobbiamo proseguire la strada. Dov'è? A destra. Si deve scendere questo. Bisogna calarsi. Ah, lì, là c'è un'altra persona. Eccolo lì sulla destra. No. È morta di nuovo in quel modo che si dice che non... Ma perché quando schiaccio quadrato non parte il rampino? È perché forse dipende dalla posizione in cui sei messo. Penso, ah, non lo so. Mistero. E forse dovevi calarti di più. Sì, devo calare, ero troppo in alto. Sì, vai più giù, sì. Quadrato. No, vedi, no, forse non è così. Forse andava a questa cosa. Forse non è rampino. Forse non è rampino. Dopo no. Chiediamo scusa per questo caso. Supportateci anche per questo. Supportateci, ma non dovrebbe supportate. Partire un rampino qua. Che me l'ho preso. Sta accedendo. Devi non puoi dondolare, non so se riesco. No, devi fare 1, 2, ma tu ce l'hai fatta prima. Perché ho fatto 1, 2, 3, 4, ho fatto solo 1, 2, non ha preso abbastanza rincorso, sono morto. Ecco perché. Quindi devo fare 1, 2, 3. 3 e 4. Devo fare 1, 2, 3, 4, però devi scendere ancora, sì, devi metterti a livello del 1, 2, 3. 2, 3, 3 e 4. No, non è lì, è la prima. 3 e 4.
anche, però ero troppo in alto. Ed è qua. Perdonate. Qua. Sì. Vedi, alla cialina. Aspetta, sta cedendo. E qua c'è un po'. Io qua sono andato sopra. Ah, lì c'è una... ma sopra c'è una... Allora, da qua bisogna andare alla piccolezza a sinistra. Da dove sono arrivato io? Sinistra, poi io sono sceso, perché non vedo altre vie. Sopra non ti fa andare, c'è tanto. Quindi bisogna scendere a sinistra, non è nemmeno. Ci stiamo perdendo. Ero convinto, sai perché ho visto a sinistra? Perché ho visto che si sporgeva. Lo so. Non vorrei, però forse ho sbagliato, forse è un. Forse ti inganna il fatto che si sporge. Sembra che sia. Sembra che ti sporge. Vabbè, qua l'abbiamo capito ormai. Ok, qua la parte. No, niente, a sinistra non c'è nulla, è inutile, ho provato. Neanche sopra. Niente, per forza giù, non c'è altra via. Poi per forza giù va bene. Non c'è altra via. Sì, dove? Ma ci sono andato. L2, dondolati. Fai come prima, 1, 2, aspetta ancora un'altra, alla terza. Non è di là. Non di più. Non è di là. No, per forza di là. Non c'è di là. E non c'è un'altra via. A sinistra hai visto che non va. Non va. Forse sono sceso troppo io. Ma basta due volte. Sta cedendo. Forse mi sono calato troppo. Non c'è troppo poco. Analizziamo un attimo le scelte. Se andiamo in acqua. In acqua muori, guarda dove vai. A sinistra non si può andare. A destra nemmeno. No, per forza lì, non c'è un'altra via. Sì. Non c'è un'altra via. Non c'è un'altra via. Non ve le ti bene però. Non era bello. No. Ma devo premere X. No, X quadrati per No, però devo premere X due volte, qui devo arrampicarsi più. Ah. Ho sbagliato, devo fare. Vabbè, siamo già qui, siamo già qui. Ma se sono le cose. Bello, via, piccione. Chi è? Chi è? C'è gente che parla. Non deve essere più qualcosa. Ah, eccolo. Non ci vede. Io dove sono più volte. Sono più volte. Qua è il senso che mi dico. Sono sempre pronto. Sono andato pronto. Allora. Morato nella sua cella, spero che ci crede. Ah, quindi la tengo in prigione fino a quando non è impossibile, ci sta niente. Possibile che sta niente. È il coso dell'inventario. Ah, no, pensavo parlasse della missione. No. Spettacolo sto livello, una roba veramente indescrivibile. Ma sono tutti belli. Mi domando quanto ci ha messo a disegnare questo gioco. È una roba. Ogni livello è un'opera d'arte, veramente. Cioè. Sì. Tanto è al buio. Tutto caro. Attenzione. Non si vede il fondo. Sembra che ne abbia uno.
tranquillo. E qua bisogna scendere. Aia. Questa grotta sembra scavata da un antico fiume sotterraneo. Siamo sempre sottoterra, siamo mai fuori. Vabbè, qua siamo sicuri. Insomma, chi l'ha detto? Dovrebbero esserci quelle creature strane. Non importa che parli, il suono io. Vabbè, qua è semplice. Ogni volta che parlo spuntano quelle. È morto un po' di gente, visto? Sì, piano di cadavere. Vabbè, io qua ogni volta sbaglio. Allora era a destra. No, era, mi sa che si doveva continuare a salire. Non è la prima volta che vengo ingannato dalla montagna così. Cioè io penso di andare di là, invece lei continua a salire. No, ma non si poteva salire. Di solito sì, perché c'è la punta. Mi sa che si poteva salire. Ho sbagliato io. Vabbè, insomma, dai. È la mia intuizione giusta. Non flagelliamo, ci vediamo. Mi piace quelle. Scusa, è per ridere, puoi guardare un attimo a destra, l'hai visto? Che cos'è? Quella faccia lì sopra il cancello. Ah, quello. Che ride. E dove si va? Destra non può andare. Sinistra poi. No, forse devi continuare a salire. Ma no, no, non mi fa andare. Cali? No, sono salito fino a qua. Ah, lì. Devo andare lì a destra. Però come si va? Forse dondolando, ti prova le due? Ah sì. Ah ok. Ricordati sempre che c'è la possibilità della dondola, del dondolamento. Ok. Però c'è un piccolo problema qua. Che? Ah no, ok. Deve esserci qualcosa. Passiamo veloce, ho paura che si possa dire. No. Di nuovo l'acqua. Ora si è allagato. Esce quello lì, là. Questo antico farsetto in pelle di lupo appartiene all'eroe guerriero a Kamaka. E cosa te ne fai? Ti avvantaggiano mentre li indossi, cambia completo il menu inventario, vuol dire che a un certo punto dovrei cambiare abbigliamento perché ti potrebbe aiutare a avere il coso di Kamaka. Coso di Kamaka. Qua si era riempito d'acqua. Ma ora dove si va? Quando mai indietro? Qua dovevi prendere questo, poi possiamo tornare dove eravamo. Questo era solo per prendere il... Se si può. Deve essere di qua. Perfetto, da questa parte. Spettacolo. Quando, ma non eravamo passati noi da qua, una nuova strada. Abbiamo scoperto perché c'è l'acqua. Grazie all'acqua.
non è la stessa strada che abbiamo fatto prima, quello che era, non era allagato, adesso è allagato. Ah, giusto. Ecco perché. Allora, prendere aria, rollo. Credo che stiamo andando nella direzione giusta, credo. Ma è strano che dobbiamo tornare indietro. Non mi convince questa cosa. Sta finendo l'ossigeno, meglio che adesso. Non ho abbastanza spazio. E quindi siamo entrati qua per tutto. Siamo passati da qua all'inizio. Sì. E perché mi ha fatto tornare indietro? Perché hai preso quello che dovevi prendere. Ah, non ho entrato, forse qui. Sì, hai preso quello che dovevi prendere, ora devi tornare dove. Prendi questa monolite. Allora lo leggo con la mano. Siamo Bacca, Carlo Bacca, salutiamo il grande. No, Bacca, terribile attacca. No, beh, non era male, era forte. Non so, era a Siviglia, era forte, in Europa, il Giallino ha fatto una ventina di gol. Non era malissimo Carlo Bacca. Cosa ne dici tu? Non me lo ricordo in realtà. Da non confondere con Carlito Stevez. Tevez era forte. Si è ritirato. Ma che fine ha fatto? Si è ritirato. Nel bocca? Si è ritirato. Vabbè, ho detto Tevez e si è buttato. No, aspetta, c'era un ramo. Guarda, quel tronco lì. Ah. Poi deve arrivare alla piccozza laggiù. Non l'avevo visto io. Sono scemo. Vabbè, non è. Oh, qua c'è la piccola, si vede. Bisogna girare, non so. È tutta piccola, guarda quanto c'è. E adesso? No, qua non credo subito sulla piccola. Forse bisogna scendere, dondolare. Non cadiamo, se mi butto lì inizia tanto di più. No, cadiamo. Nell'acqua non dobbiamo andare che moriamo. Forse un rampino. Sopra non si può andare, sa che corrampino, secondo me corrampino. Ecco, attenzione, voglio che il sistema era così. Non fanno la casa, ma bisogna andare a destra. Io ogni volta ho un infarto questi rampini. Vedi sulla destra. 1, 2, 3 stella, chi si è visto si è visto. Ok, va. Chi l'ha visto? Allora, andiamo su. Lara, come procede? Ho superato i fiumi, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie dappertutto. Sta parlando. Ci dirigiamo verso il fiume. Tieni contatto quando siamo lì. Ok. Ma la mogliettina dove lascia dal bar? Ma è diventata la sua moglie, si sta anche lì. Non ci siamo per figli. Sicuramente intanto avranno 9 figli, ma ancora moglie non è. Vabbè. La ragazza di là. Qua bisogna andare dove? Sopra? A destra, dove si va? Qua bisogna andare da qualche parte. Sopra forse. L e settare sulla sorgente successiva. Lo sto facendo io. È a destra o a sinistra? Dove la sorgente successiva? Ah, ecco, sopra forse. Lo sto facendo. No, devi tenere premuto L e poi X. Prova. Sopra forse. L sinistro, muovi L in avanti, no! Meno male, mi sono saltato. Muovi L in avanti, quindi premi X per saltare alla sorgente successiva. Ciao zia, tutto bene? Allora, scusate, no, vabbè, tu l'hai salutato. No, vabbè, lo puoi fare. Scusate, è passata mia zia, l'ho salutata. Ecco. Allora, andiamo lì. Lo stesso percorso di prima.
Non capiamo. È a destra, no, non so più dove hai fatto qui. Lì, ecco. No. Ecco. Si sposta. No. Quante testate l'abbiamo fatto prima? Cos'era la prima? No, sì, sì, la prima. Stavolta non ce l'ho fatta. Ah, devi rifare tutto da capo? No. Eh sì. Di nuovo il palo. Ma di nuovo qua. Qui va rampino, non è tanto prima. Pure essere tranquillo. Una volta non c'era, quindi non potevamo fare l'istituto. Qua non mi convince. No, qua non c'è. Devi andare fino in fondo. No, ma non mi convince. Ma avevo capito. Non mi è passato più, non mi convince. Moriamo così. Perché se tu non metti la telecamera non ti vedi. Te la scuso così. Io mi regolo la telecamera. Ah, come non è? Ho superato il fiore, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie da quando tu. Ci dirigiamo verso il fiume. Vieni in contatto quando siamo lì. Sono cadi di certo di qua. Quando sei arrivato lì? Esatto. Era solo andare sopra, non era. A volte sembra di dover andare a destra, ma è da andare sopra. Sì. Dove sta tu? La vita la dico. Entra nella cella. Eccola, è là. Oh, sveglia. Non viene. Ci ha fatto 3000 km per prendere la Colombia. Lo scrigno non è un ventile. Lo so. Sarò costretta anche dai miei amici. Tutto ciò che ho fatto di una morte di sei di sempre. Non mi permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato, un mondo ricreato, tutti saremmo distrutti. Ho trovato un altro inizio. Forse. Quindi? I tatuaggi sul braccio, le rune e le eclissi, gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Quindi? Che cosa significa? Te l'ha lei saltato, ma che cosa? Questo è un destino. Grazie per aver acceso il motore adesso. Tutte le solo tre puntate, le 20 puntate. Non mi fate scendere. Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa di cultisti. Qui ci spazzega. Cosa cercare? Quindi? Vieni o no? Non lo so. Che dobbiamo fare? Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Riusciremo? Sarà. Ad evitarle, evitarle. Sì. Vabbè, che dobbiamo fare? Oh, se può. Finalmente, 20 ore. Bene. Legami, mi hai aiutato tanto male. Dovrebbe essere con un gioco. Legami familiare, ok. L'abbiamo messo una vita, l'ho convinto, ma allora. Andiamo subito.
convinti. Vediamo un po'. Già, sono con un durato. Magnifico. Ezli le vuole per me. Madre, mandiamolo in forza. Vuoi che aiuti Lucio o che sfrutti la situazione per conquistare l'aria? Finché sono via, sei tu il capo, Ezli. Segui l'istinto. Le scala coele lo puzzi, fa spilla Lucio. Sono accorti che siamo scappati. L'ingegnere è scappato. Sto venendo. L'eclisse sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge. Sì. Le minacce esterne sono molte, ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere? Una volta che l'avrai. Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco frenesi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Cos'è il fuoco frenesi? Proseguiamo. Beh, vedete, in 30 fuoco. Secondi ha ucciso quello. Cos'è il fuoco frenesi? È il mio sacrificio. Mannaggia. Non venite a dire a me stessi. Non capita mai che quelle creature entrino qui, creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paglini e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Pare degli Yashin. Yashin. Erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature. Che sono? Sono molto nei corsi di quei mostri che abbiamo dovuto affrontare.
Lei ha preso una chiave. No, che passa di nuovo lei con la tua. Adesso. Che è successo di Yashi? Ci sono tante leggende antiche, ma bene. Spettacolo. Molto della sua sicurezza. La proteggono. Non so se mi facciano le intenzioni di lei. Aspettami. Ma in effetti non attaccano mai la città. Non lo sanno nessuno. Vicino al fiume, pronti a portare te e Uratu fuori. Avvisami quando siete pronte. Non usate il classico per un bel sedere che non so. Il classico poi. Dove andare? Allora, segui la. Sì, sì, sono qui. Oh, ma girati, guarda quanto è bello sto livello, perché no? Scusate, fermo un attimo, si può. Pazzesco, con un buco gigante al centro. Non so dove andava. È incredibile sto gigante. No. Ma c'era anche qua tra di me. Forse devi seguire lei. No, c'era di nuovo la piccolezza da me. Ma viene da chiedersi se questo posto ha qualche sportino nella realtà o tutto punto della loro fantasia. Mi sa che. Ma sai che cosa hai visto? Ma dove si è preso? Come cavolo si è preso? Adesso lo faccio. Mi sto arrampicando su questa sabbia.
Mamma. Ok, adesso? Bene, e ora qui. Ho capito. Cosa? Lampino su questa cosa che devo fare. Ah, vero? No, la mano del buco, eccola qua. Tranquillo. Tutto tanto altro. Ecco un spettacolo, questo numero di livelli per arrivare. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Lara, dove sei? È un altro. Alla tomba dell'imperatore, è quasi fatta. Saremo pronti. Lo scarafaggio. Sarete pronti. Non lo è influenza inca inconfondibile. Questo è inca. Influenza inca inconfondibile. Ok, dovremmo esserci. E si è tolta cosa. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. Ok, l'eclissi e l'airone. Cosa mi sfugge? L'eclissi e l'airone, cosa l'hai scritto? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Ah! Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova. Qual è la coppa? Quale coppa? La coppa dei campioni, dobbiamo vincere la scelta. Che succede? Guarda, sta preso la coppa. L'ho presa, aspetta. No! No, no, bravo. Sono di nome, ma... No, ormai di nome fortissimo. È qui! No! Qui sta? Qui sta? Ah, bene. Questo. Sì, però conviene aiutare. Sì. Però adesso... Cosa si prende su domani? Quale si prende su domani la cosa? Oh, però non muore mai questo! Oh, ma che ti muore? Ah, ti muore! No! Ora lo tengo a male! No! No! Ma perché ogni volta che parlo succede? Non dire più nulla! Chi è? Qui è il comandante Rook. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. No! Chi è questo? Ma vedete? Il comandante Rook. No, non può morire. L'hai detto, ormai muore. Ma non... Ho detto una cosa, non muore mai. Boh. No. Chiamate Jonas. Che fa? Niente, è andata. Che ne sta dando? Niente, ormai è andata. È morta. Da questo pezzo. Da questo al figlio. Quello è... Il legittimo erede. Deve guidare i paetiti. È lui il re. È la regina, era lei, quindi il re è il figlio. Mi è andato lo scelto del re. Ma forte. È nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. È la morte. Lo scrigno. Ti riempirà. Resisti. Amore, non è così. Siamo noi a crearci il destino. È morta così. Ma lei si è arrabbiata perché si era fatta un'amica. Poteva andare a fare shopping insieme. Niente da fare. E ora si è scioccati. E ora è morta così. Andrà che non ti dico. Ma porca. È arrivato uno, non si capisce da dove. Ma chi è? Era un sosia di reggente. Un soldato, non era uno dei suoi soldati. Uno dei suoi soldati. Che non so da dove entrare. L'ha mangiato. Ormai... Che caspita facciamo? Qua stanno arrivando. Come facciamo? Ora dobbiamo difenderci, siamo uno contro tre. Uno contro... Sì, tre. 300. Ultimo. Non mi vedo. Sono nascosto. Coppa di dietro. E ora quanti sono? Vabbè, comincia dal primo in mezzo. Comincia dal primo. Allora, cominciamo. Ci vediamo tutti.
1, 2, 3, 4, questo è più qua. Attenzione, ce n'è uno sopra, vedi? Qua devi fare step, se ti fai vedere è finito. Questo è il livello più bello, uno dei livelli più belli. Quello lì. Una. Torna nell'erba. Sento cambia, torna nell'erba. Ai, che cosa? Non è il consiglio col cane. Non andava bene. Dovevi cercare di... Allora sono 3, 4, almeno sono insieme. Questo qua è finito, poi io sono messo tutto nell'erba. Non mi danno il play. Tutti suoi, Batman. Tutti suoi. No, devi lavorare di stretto. Sono troppo. Aia. Cos'è il trucco del cadavere? Ti ricordi la trappola? Ma l'ha trovato. No, è quello di soldato che c'è giusto prima. Aia. Io ho un'idea, forse ho capito com'è. Bisogna ucciderne uno e dare il trucco del cadavere per fare sparare le... Sì. Perché così in questo giro sai, li vede? Qua li vede? Uno è lì. Poi ci sono due che sono scesi da sinistra, l'altro sono almeno 7-8. Non mi ha visto? No, non però arrivano gli altri, che piacciono gli altri. Che devo fare? Questo se ne va, ne arriva un altro. Ce ne sono alcuni che sono armati. No, se mi sbaglio. Poi ti assaltano gli altri. Ecco, attento! Niente, bisogna andare di stealth. È di stealth, ma lo prima o poi dovrò uccidere. Devi uccidere con questa velina e l'erba, diciamo che poi questo ti vedo. Ah! Ma ti vedo se passi bene. Guarda, la vedi sta ancora? Si può entrare la tua? Cioè, esclusiva? Esclusiva? Non lo so. Sì, sì. Sì, ce ne sono un paio. Attento! Esclusiva, mamma. Aia! Vabbè, abbiamo... Ma che armadio di mazzotta, ragazzi? Guarda. No, non abbiamo posto. Per forza l'arco. Aia! Sto incavrettando. Comunque, guarda, devi trovare, ho capito com'è. Vedi quella ancora. Sì, sono esplosivo. È l'unico modo. Devi aspettare che passi, forse è meglio stare a posto di tutti. Ok, usa il trucco del cadavere su di lui. Non ve lo fa fare. Ah, abbiamo innescato il cadavere. Vedi, quindi appena lo vedono sapere in aria 2. Sì. Dipende in quanti vanno. Se andassero tutti. Vediamo, preparati a ridere. È uno solo. Ok, io non andare. No, però sull'altro sì. Ma vabbè, due intanto ne. Due le abbiamo seccate. Se uno passasse lì lo farei esplodere. Due le abbiamo seccate, ci vuole pazienza. Sì, molta pazienza. Aspetta che la faccio esplodere quella cosa. No! Non l'ha visto! Bravo. Aia! Non mi hanno visto, non sanno come sono. Le gambe.
Non stai facendo, hai visto? I primi due che erano sul cane di tutti. Oh! No? No, no, no. Aspetta che si avvicina. E li fa saltare tutti in aria. A un certo punto si dovranno avvicinare. Vedi? Aia! Qua adesso si interromperà di nuovo.
Ti romperà. Perché quando vedi i due, se continuano a servire lo capiscono, non sono stupidi. Dobbiamo appena armi il primo cannavere, dobbiamo cambiare zona completamente. Sì, sì. Uccidi questo, lo armi e te ne vai. Se stai lì, armalo e via. Se si va, te ne da qua. Ma lo capiscono, dopo che armi il primo capiscono che c'è qualcosa. Però... Pensa a quei due. Ecco. Il cadavere è ancora al mondo. Sì. Quindi ne abbiamo seccati due. Allora, vai, perfetto. Perfetto. Guarda solo altri due. Loro non mi vedono. No, loro non ti vedono. Dovresti armare. Ora arriviamo. Perché non hai armato le armi. Bravo. No, se ammazzi di nascosto non vedo. All'inizio ci siamo, nelle prime armate. E questa mi è piaciuta tantissimo. L'inizio è questo. L'inizio è per forza. Poi se vai su. Questo non si può dire. Eh no, e lo armi. Ok, poi potresti andare subito. Ma sopra. Che dove vado? Non riesco. No! Che va bene? Questi sono non hanno. Quindi si stanno. Fagli saltare. No, bravo, tutti e due. Bellissimo. Ora armi quel cadavere lì. Armi quel cadavere lì, non stai tranquillo qua. Armato questo. Arma anche l'altro. Perfetto, te ne stai su. Ah no, non me ne sta arma. Ora armi e spari una freccia, li fai venire qua. Arma anche questo. Questo non si può fare. Non me lo farò mai, non era quello. Hai delle granate? No. Ti ricordi che c'erano le bottiglie, le bombe? Non ce le più. Dovresti attirarli lì, che è pieno di cadaveri, salti di tutti i cadaveri. Boh! Ecco, vedi? C'era un'altra bomba. Questo è ancora armato, questo è ancora armato.
ogni cadavere che. Cioè ogni persona che uccide la devi armare. In questo livello sì, se no non ce la fai. Ti ha visto? Come fa a vederli? No, non ti mettere a combattere. C'è un kit medico, prendilo, no? Che si può servire, allora. Stanno passando tutti i riders del mondo. Ma non mi vedo, le piante sono. Aspetta che passano lì senza fare due. E lì c'è un altro. Se passano se passa due, guarda, due così è finito, sono finiti. Passeranno prima o poi, tira una freccia in aria per avvicinarli qua. Ma io ho armato una. Aia! Non mi ha visto! Dov'è? È in alto, non sono di voce. Non ho abbastanza spazio. Niente, grande, questa era buona, era buona. Se trovi i cadaveri ricordi se si può di armare. Magari quello lì lo riesce ad armare. Come lo ci sono ora? Sì. E li attiri di nuovo. Se questi arrivano. E questo è armato in un altro modo, ok. Ottimo. No, guarda, una freccia è arrivata. Grande. Non posso armarlo perché tu ce n'è uno però. Sì. Ecco, è esploso l'altro. Prima li devo depredare. Vedi che sono sempre utili. Prima li devi depredare? Sì, poi li devo armare. Sì, se no non te lo puoi fare, ok. Lì ce n'è un armato, se ti fai venire lì, se riesci ad armare. No, questo sta arrivando. Attenzione. Cavoli così. No, ho colpito la gamba. Vicino. Questo è armato però. Sei vicino qua? Mettiti una mi vedo. Qua non conviene. L'hai armato quello lì? Quello è armato. Qua dovrei saltare in aria. Questi due sono armati. Questo no, questo sì. Oh, scusi. Ogni tanto guarda. Questo ha preso una gamba, una freccia nella gamba. Non so da dove li hanno tirato, ma ti sta morendo. Lo pure. Lo è morto. Stiamo andando bene. Sta andando bene, piano piano. Arma qualcun altro, prima o poi si ammazzeranno tutti. Arma questo qua se puoi. Questo no, perché non fa parte di loro. Arma quello lì che è morto. Qua non mi vedo. Questo è armato. Questa va così. Tira lì qua, sei armato così. Quello è lì. Io riesco, puoi armarlo? No, non posso più. Ho finito tutta la cosa per armare. Non posso più farlo. Adesso sì. Ce ne sono ancora. C'è ancora la musica, però si era un punto là. Grande, stavolta è veramente perfetto. Non posso più armarmi. Tutto bene. Dovrebbe essere finito. Stanno finendo le tizie. Ma ti abbiamo fatti poi? Non lo so. Tra le trappole dell'armata. Dovrebbero essere finite. Dovrebbero essere finite. Vabbè, ormai anche se ce n'è uno. Siamo fuori dal tuo. Mamma mia, ragazzi. Dove sei? Sono giù al molo. Che è Tutankhamon? Che è? Ti vedo. Hai visto? Sono quasi pronto. Ecco lì. Ma questo non fa mai niente. Abbiamo tutto noi. C'è una zappa. Che facciamo? Scappiamo? Ma cosa è morta? Umura è morta. Ora glielo devi dire. Come glielo dice questo? Dov'è Umura? Dov'è Umura? All'altro mondo. Che c'è un attaccato. È morta combattendo. Come sei andata? Già. Allora tua moglie dov'è? La fidanzata. E ora dillo lo figlio. Dov'è tua madre? In paradise. Tua madre si è sacrificata. Ah, dice, l'ha lasciata morire.
Ma questo è la volpe del capo. Tu sei il capo adesso. Ti appartiene adesso. È il capo tu, un bambino che comanda tutto. Sei tu il capo adesso. Lei è una corriera. Rispetto alla regina di Fulton. Ah no, a lui si sono inchinati, perché lui è... L'eclissi si avvicina. Se non arriviamo vita al sole, proverò gli scritti. Però che non lascerà fragile. Cominciate a preparare la camera a tempo. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Questo è per morte. Uccio, aiuta Nicola. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vince. Torneremo con lo scritto. Se passa di tutto qua, dove abitiamo? Dove viviamo? Beh, anzi, sta attenta, saremo pronti al turno. Tu gli manca un occhio. Mamma mia. Non lo inquadrate, basta. Allora, riassunto di tutto adesso... questo. Torniamo a Cuba Cuba qui. Ci raduniamo e ripartiamo da. Dove c'era la fidanzatina del bar? Dobbiamo trovare un salvapunto, però mi sa che abbiamo fatto un video troppo lungo. Sì. Eh sì. Forse conviene qua, no? Ecco. Vediamo. Comunque, ricapitolando, avete visto, abbiamo fatto di tutto e di più. Abbiamo maciullato 50 di questi cattivoni dentro lì. Purtroppo non abbiamo potuto salvare la donna. Però che missione, esatto. Difficilissima. Sarà trovata tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? E il cuore del serpente è nella coppa. È nella coppa. Abbiamo già visto. Il serpente è nella coppa. Beh, è meglio di niente. Non hai fatto nulla. Nulla. Poi sei vestito così. Qualcosa ha fatto. Le sue porcherie. Vestito così da quando abbiamo cominciato. Quando abbiamo cominciato. Qualcosa si è cambiato. Noi abbiamo cambiato 3-4 costumi. Il terremoto? No, chi è? Oddio. Non è nessuno di interessante. Oh! Eravamo tranquilli, in casa. No! Ci hanno colpito! Guarda, è stata ferita, il braccio. Dov'è? Non è sparita. Lei perde sangue. Copiosamente. E ora? Ora sono cavoli. Ci hanno sparato, erano gli scagnozzi di uovo, di vegetta. Questo tizio è veramente fastidioso. Giovanna, ogni volta che siamo con lui succede qualcosa. Ci hanno sparato, ci hanno preso al braccio. Guarda che ferito. Ho capito, però... Meno male che ci ha preso di striscio questo vittimo. Almeno questo. Ci hanno preso di striscia. Giovanna! Ora non risponde, poi si scompare per 3-4 puntate e poi lo ritroviamo di sempre. Niente, abbiamo trovato con un secondo e l'abbiamo perso. Beh, guarda un po' chi si vede. Chi è? Chi è questo? Non muoverti! Chi è? Aia! Oh! Chi è questo? Che cavolo è questo? Ci sta incaprettando. Chi è? Chi la conosce? No, non mi le mani, quella bella mossa. Guardalo. Chi è? Oh, ancora la spia. Ci sta incaprettando. Oh, bella questa. Aia, bella questa. No, non muore. Aia. È morto. Guarda chi si... Che caspita è? Ma come si permette? È morto. Guarda che si vede, chi conosce? Crolla laggiù! Ma non è finita perché non era solo un tipo. Prendigli pure, esatto. Ora facciamo di nuovo la cosa stessa. Ora siamo tornati con gli esseri umani. Sì. Vabbè ragazzi, ci fermiamo qui per questa 11ª puntata, probabilmente la dividerò in due. Sicuramente sarà divisa in due perché è venuta lunghissima. Vi ringraziamo, ripartiremo da qui con la 16ª puntata. Un saluto da Dave e Marcia. Ciao! Ciao ragazzi, grazie.